mi sono divertita dalla mattina alla sera, sempre, 24 ore su 24. E questa cosa penso che ha aiutato moltissimo, perché stare a lavorare con una persona che, come hai visto, è assolutamente imprevedibile, sempre, in qualche modo cioè c'è una difficoltà, perché devi sempre in qualche modo non devi farti sorprendere, no? Però è una cosa divertente. Questo può avvenire solo in un contesto di divertimento totale, senza i muri, senza queste cose, paranoie. E non ci sono tanti attori, no, spesso gli attori sono le persone più noiose del mondo, sono quelli che fanno i splendidi sul set, ma poi fuori nella vita privata sono noiosissimi, quindi anche poco piacevole da frequentare. Però ci sono delle eccezioni, e Claudio è decisamente uno di quelli. Senti, ho letto questo, sempre a proposito del benvenuto presidente, ecco, il rischio in questi casi è quello di cadere nella trappola del ridicolo. Ecco, è un problema che ti sei posto girando questo film così eccessivo, così pazzesco per certi versi, oltre che favolistico? No, sì. Io in questo film veramente mi sono lasciata andare, ho esagerato in tutti i modi. Perché in qualche modo questo era il filone, questo era quello che ci ha chiesto il regista, poi con Claudio è facile esagerare. Però in realtà, non avendo mai fatto un ruolo così, non sapevo se sto andando oltre il limite, e quindi quando ho visto il film qualche giorno fa, la prima volta tutto intero, i primi 4 minuti dove non ci sono, ho visto gli altri attori, sono le Fusione, Claudio e altri, e ho pensato dentro di me, oddio, questi sono proprio bravi, adesso vado a fare una figura veramente tremenda perché arrivo io tutta pazza che fa le faccette, e invece in qualche modo poi ho capito questa cosa, passa, insomma, funziona tutto insieme. Certo, questo personaggio magari in un altro film sarebbe stato esagerato, però insomma è un po' tutto il film, tutti i personaggi sono così un po' estremizzati, no?